Dammi una mano, non voglio soldi, ma sto male. Fu il grido disperato di Alfredo, un tossicodipendente che il 13 febbraio del 1963, sui gradini della chiesa di Sant'Agnese in piazza Navona a Roma, così si rivolse a Don Pierino, il quale non ebbe un attimo di esitazione a dare pieno senso ai panni del buon samaritano che già indossava e che non si sarebbe più tolto. Il Don prese quel ragazzo e lo portò a casa sua e da allora iniziò la sua personale lotta contro la droga e per il recupero dei tossicodipendenti. Quell'incontro segnò la vita di quel sacerdote, all'epoca 38enne, e segnò anche il nome della comunità che avrebbe di lì a poco fondato, la comunità Incontro per l'appunto, che fu anche la missione della vita di Don Pierino Gelmini. No alla cultura dello sballo, sì alla cultura della vita! E proprio in questo centro, Molino di Silla, aperto nel settembre del 1979 alle porte di Amedia, in provincia di Terni, ricavato ristrutturando un vecchio mulino diroccato e ribattezzato con un bel ribaltamento da Valle delle Streghe in Valle della Speranza, il prete antidroga, da tempo malato, ha lasciato ieri sera questa vita terrena. Un percorso in questo mondo non esente da legami politici, spesso stentati, e soprattutto da incidenti dolorosi e spinosi, come le complesse vicende giudiziarie che lo portarono, nel 2008, a dimettersi dallo stato clericale per meglio difendersi dalle accuse di presunti abusi sessuali su alcuni ragazzi della comunità. Nessun dubbio, però, può insinuare la vitalità della sua fede, che a giudicare dalle opere e dai numeri non ha conosciuto tentennamenti. 164 le sedi residenziali delle comunità Incontro in Italia, 74 in altri paesi, tra cui Spagna, Francia, Svizzera, Slovenia, Croazia, Thailandia, Bolivia, Costa Rica, Brasile, Stati Uniti e Israele. Indubbio ed eloquente di per sé anche l'ultimo ribaltamento visto ieri sera nella Valle della Speranza. Il Don assistito proprio dai suoi ragazzi che per una vita erano stati assistiti da lui.